Torre del Grifo, Calcio Catania, la conferenza stampa di Andrea Di Grazia. Un Andrea Di Grazia che sicuramente sta scalpitando per ritornare in campo dopo qualche acciacco, e vediamo che cosa succederà e cosa ci dirà per la partita di Bisceglie. Enzo Stroscia, Globus Television. Andrea, due domande. Una, come ti senti? E l'altra domanda è: come respiri l'aria dello spogliatoio in questi giorni che ci sono state, diciamo, degli eventi non tanto positivi? Guardi, l'aria nello spogliatoio è sempre, sempre buona, come è stata quando si vinceva. Anzi, quando si perde, addirittura c'è più attaccamento, diciamo. E mi può ripetere la prima domanda? Non l'ho. Come stai? La scorsa settimana ho avuto la febbre e non sono stato tanto bene. Ora sto cercando di riprendermi. Spero che sabato potrò dare il contributo che tutti aspettiamo, che aspetto anche io. È stato definito da sempre uno dei gioielli del Catania, perché hai una visione di gioco ampia, hai il dribbling del marcatore, quindi arrivi facilmente in aria, è un bel tiro che ti ha portato a fare tanti gol. Cosa ti sta mancando in questo momento? Ma ripeto, come ho detto lo scorso anno, penso che capitano a tutti dei periodi, diciamo, un po' così. Io spero che il periodo dell'anno scorso, diciamo, quello più brillante, riappari quest'anno. Io mi alleno sempre, do il massimo nell'allenamento, il mister questo lo vede, come lo diamo tutti quanti. Ripeto, spero che sabato possiate vedere di nuovo l'Andrea Di Grazia. È un nostro collega giornalista di un'altra televisione di non siciliana, ha detto che Andrea Di Grazia e Russotto sono, se giocano a regime, sono devastanti per qualunque squadra, non ce n'è per tutti. Questo team importante che si porta già da qualche anno e si porta nel campo, diciamo, con belle partite, può ritornare secondo te? No, questo è rispetto alla decisione al mister. Comunque, anche magari o lui in campo o io in campo, secondo me non fa differenza, perché ognuno di noi dà sempre il massimo. Certo, sì, tutte e due insieme magari potremmo dare qualcosa in più, come magari, non essendoci noi, magari altri nostri compagni potrebbero dare la stessa cosa. Ripeto, queste sono decisioni che spettano al mister e noi le condividiamo.